Salve ragazzuoli, sono Luis19 Official e voglio iniziare questa serie con voi di Dragon Ball Xenoverse del Nero Colosseum. Pronti all'avventura? Vediamo un po'. È dopo che volevo portare questa serie perché è tutto molto interessante. Iniziamo la storia. Parte così, però se shampoo con questo pados. Perché grazie a questo c'era sempre. Non sai proprio niente. Forte cammino perché c'è. Che cazzo? Ti sbagli. Tocca fino al perfetto forte cammino e una spada di zucchero. Non puoi addolcire ogni cosa che mangi, non sei mica un bambino. Senti che parla, così ti ci può contento con il ketchup, sa solo di ketchup. Deve essere mi gusto in cucina. Come si parla in questo modo? Sai tu l'idiota. Cretino. Momento di litigare. Bravissimi. Tutto questo che c'entra con le miniature? Dannazione. Quei due sono impossibili. Eccoci. Cos'è quella Trunks? Questa? Guardate mia madre il modo di Goku quando ero contro un sito. Bambole. È una miniatura. Accettiamo con gratitudine. Le fa mia madre. Precisi fino all'ultimo dettaglio. Una specie di gioco, non approfondito. Quindi si va da Goten e Trunks. Andiamo un po', all'inizio ci sarà una specie di tutorial. Lì. Ho perso di nuovo. Fatto per te. Ciao me. Lio del futuro. Oggi sei di buon umore? Ok, sono ingazzato. Non sai come si combatte? Pazienza, insegneremo noi. Questo è il Colosseo degli Eroi. Un segreto di battaglia realizzato per la mia mappa. Per i dati raccolti a quanto siti. Com'è che ha detto? Ah sì. Puoi usare i dati di guerre installati dei miniatori per cimentare diversi tipi di battaglia. Parole sue. Sono combattere. Ecco, è un po' difficile da spiegare. Meglio si prova di persona. Sì, dai. Va bene, facciamo combattimento. Sfiderò l'io del futuro. Per me va bene.
Sì, che giochi abbiano inizio. Ah, devo giocare io. Lewis versus Goten. Dai. Non ti saltare. Ah, queste sono le mie miniature. Mamma mia. E poi ovviamente primo turno. In questo incontro potete usare tutte le ore che spiegano come combattere. Come ti toglie a poter però impedire di sconfiggere il tuo avversario. Battaglia tutto fra 9 turni. Va benissimo. Rossa attacco, blu difesa, red velocità. Ok, quello ho messo lì. Vediamo Junior, lo voglio mettere con Junior. Vediamo. Mi quadrato, ok. Li metto così. Poi Vegeta lo mettiamo qui, dai, voglio provare questa tecnica qui. Vediamo un po'. Sì, bene così, dai. Ok, partiamo per primi. Dovremmo partire per primi. Attacchiamo per primi, vediamo un po' cosa combiniamo. Per uno. Un po' spiegato in realtà. Zero. Come mai? No, questo non l'ho capito, perché è rimasto uno. Secondo turno, vediamo un po'. Questa bene qui. Goku voglio spostare qui. Voglio mettere Trunks al posto di Vegeta e lo voglio mettere lì. Proviamo così, dai. Sì. Partiamo ancora per primi. Alleniamoci con i 300. Attacco bonus. Tende il combattimento può apparire una possibilità di attacco bonus. Perfetto.
Perché rimane con uno? Non capisco. Ancora con uno. Incentratelo anche loro. Attacco supremo. Non ci spiega anche questo. Il tuo nemico deve essere così bene aggregato quando sconfiggi il mio tuo avversario. Oppure quando il tuo maestro subisce danni. Va bene. Uno. Vegeta. Rosario Vegeta. Questa lo mettiamo qui. Ecco, anche se volevo mettere Junior, ma sai cosa, voglio usare due così. Voglio provare così stavolta. Sì, dai. Divertiamoci un pochettino. 3600. Non c'era il 300, ma fortunatamente attacchiamo per prima. Chissà se vinceremo Junior. Sì, KO Junior. Calucchia! Mamma, mi sono integrato, ho vinto. Grande Luis. Grazie. Affronto anche se bevo di me in questi imbattimenti. Sei una schiappa, Trunks. Vediamo. Speriamo che non ci siano bug. Entrambe anche livello 1, dai. Non è che sei tanto forte. Andiamo un po'. Forse vado la mia, tu le migliori, secondo me. Majin Buu. Posizionando il mio due nel stesso colonna è più facile sconfiggere l'avversario. Ok, allora abbiamo il Namecciano, lo vorrei mettere qui, facciamo un po' come prima. Poi abbiamo Vegeta. Andiamo così come ce la caviamo. Sì, dai. Principe con una scherza. Devo bloccare il tacello assolutamente.
280, meno male. Classico bonus. Ok, fuori uno. Non credo che adesso. Vediamo qui. Poco per poco, dai. Dai, uno poi. Bonus? Niente. È debole. Secondo me c'è da fare male. 2000, cacchio. Cambiato modo di fare. Ognuno sta bene dove sta. Globo sta bene lì. Possiamo cambiare i trunks e lo posizionerei più avanti qui. Cambio Vegeta con Junior. E andiamo qua. Sì, dai, proviamo così. Proviamo così, vediamo un po'. Come se te c'è, si odia qua, vai. 200. Facendo mi spavento un pochettino, no? Un po'. Coter, ma non mi sono capito. Ah no, quella per l'altro. 2000. Sterminato proprio. Distrutto anche così. Ne vengo solo due a questo. Che attacchi. Prendi la bua. Fatto? Tutto qui? Attacco supremo. Ah, lo fanno loro. Allora. Voglio provare così. Vediamo. 3700. 800. Vai che ti distruggo, vai. 10%, vai. Combatto con la R. Abbiamo visto tutte le R. Tutte. Vinto. Oh yeah, bravo Lois. Zeta. Nuova storia aggiunta. Ok. Quando vinci una battaglia miniatura otterrai esperienza miniatura ed esperienza maestra. Sì.
Questa che raccoglie miniature, potenziare e usarle per sconfiggere i tuoi avversari, così da ottenere il titolo di miglior giocatore di Compound City. Puoi contarci, bro. Mi dispiace. Dai. Mazza, il tuo coglionazzo. Scappate, codardi. Facciamo qualche volta, ok? Ci penserò. Bene ragazzi, che posso dirvi? Con questo si conclude il primo episodio del Lido Colosseo. Alla prossima, iscrivetevi al canale e cliccate mi piace se questa serie vi piace. Un saluto a tutti gli abitanti di Condon City.